Ciao e benvenuto sul mio canale. Non sta sicuramente a me ricordare quanto è importante il tema della sicurezza in un laboratorio di fai da te, soprattutto se si dispone di macchinari pericolosi come il bancosega, il bancofresa e la piallatrice. Gli spingipezzo sono degli accessori che ricoprono un ruolo fondamentale per tenere le dita lontano da lame affilate e evitare dei danni molto seri soprattutto alle mani. A forza di utilizzarli i miei si sono rovinati, come puoi vedere ad esempio qui, e quindi non riesco più a utilizzarlo come vorrei. Ho deciso quindi di farne degli altri e condividere con te la realizzazione. Tra l'altro, se hai bisogno anche tu di realizzarli, ti lascio qua sotto in descrizione il link al PDF per poterli replicare. Con SketchUp ne ho disegnati di tre tipi per i diversi macchinari. Seguimi che ti faccio vedere velocemente il progetto SketchUp. Ho realizzato tre tipologie di spingipezzo. Questi sono della prima tipologia e sono quelli classici che vengono forniti anche all'acquisto di un macchinario come il bancosega. Questi due invece, tramite questi denti, permettono di agganciare il pezzo e controllarlo più facilmente in lunghezza. Ok, ho stampato tutti i modelli che ho disegnato con SketchUp, ora vado a trasferire il tutto su dei pezzi di multistrato. Ora, prima di passare al seganastro a tagliare lungo le linee, al bancosega voglio assottigliare la parte iniziale di questo tipo di spingipezzo, in modo che possa essere utilizzato per i tagli dove il registro è vicino alla lama, quindi per tagli sottili. Ne realizzerò due, uno con la punta assottigliata e l'altro no. Ora gli faccio un foro per poter appenderli alla parete. Ora gli do una rifilata veloce con questa fresa. Ora gli do una carteggiata veloce e dopo una mano di cera naturale. Una mano di cera naturale per dare una leggera protezione, anche se sono chiaramente progetti destinati al laboratorio, però una piccola protezione non guasta. Tra l'altro ammorbidisce un po' anche, diciamo, la sensazione al tatto e quindi sicuramente male non fa. Ok, quindi ne ho realizzati di tre tipologie. Questa è la prima, sono quelli classici che
Vengono anche forniti con, per esempio, il bancosega all'acquisto. Questa invece è la seconda tipologia, che permette di controllare in lunghezza il pezzo che si sta lavorando e tenerlo in basso qualora se ne avesse bisogno. Infine, questa è la terza tipologia, che è una via di mezzo. Anche questo permette un buon controllo in lunghezza e ha una comoda asola dove inserire la mano. Il secondo e il terzo tipo hanno un dente che permette di agganciare il pezzo e controllarlo durante la spinta. I miei preferiti sono questi due perché hanno una impugnatura più ergonomica rispetto agli altri. Appunto, questo permette l'inserimento della mano e quindi un ottimo controllo dello spingipezzo e anche del pezzo che si sta lavorando. Questo, invece, avendo un incavo in questo punto, permette l'inserimento del dito indice o pollice durante l'utilizzo. Anche questo, che è della prima tipologia, anche se è un po' meno ergonomico dell'altro, permette comunque un ottimo utilizzo. Come hai potuto vedere, di questo tipo ne ho fatti due, uno con la punta assottigliata per utilizzarlo durante i tagli più sottili. E anche questo video giunge al termine, spero che ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti potrà essere utile in laboratorio. Ti ricordo che qua sotto in descrizione trovi il link ai PDF per poter replicare questi spingipezzo. Fammi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensi e quali sono gli spingipezzo che preferisci. Fammi sapere, magari mandandomi una foto, se hai realizzato uno spingipezzo particolare, come ad esempio il cigno di Savas Papasawa. Ti ricordo che qua sotto in descrizione trovi il link a Facebook e Instagram per seguirmi durante la settimana. E puoi trovare anche la mia mail se devi scrivermi qualcosa o inviarmi qualche foto. Prima di salutarti ti invito a iscriverti al canale, perché stanno arrivando importanti novità che svelerò nei prossimi video. Ora ti saluto e ti do appuntamento sabato prossimo per un nuovo video. Hasta luego!